Benvenuti a un'altra ricetta in questo kitchen workout. Oggi quello che faremo, come promesso dall'ultima ricetta, un'altra ricetta che si allontana un po' da quella che è la tradizione italiana, è una ricetta inglese, ok? Faremo delle scotch eggs o uova alla scozzese usando delle uova di quaglia. Ok, vedremo come cucinare nel nostro forno Chef Top Mind Maps Plus uova di quaglia al vapore, quindi praticamente sostituire col vapore le classiche uova bollite, ecco. E vedremo anche una cottura ad alta temperatura per la parte che riguarda la frittura. Sono uova che normalmente vengono servite nei pub inglesi, quindi una ricetta che una preparazione che ho assaggiato spesso, perché nei pub sia del Regno Unito e sia in Australia si prepara spesso, si trova spesso, e vogliamo proporvela proprio per farvi anche vedere le due diverse ricette, preparazioni e cottura. Quindi io mi preparo già vi faccio vedere le uova, quindi andremo a fare 8 uova di quaglia, ok, con la prima cottura che, come ho detto, è a vapore, mentre tutti gli ingredienti che vediamo davanti verranno usati per fare poi la parte esterna, ok, la parte di copertura di questo uovo che verrà poi fritto. Queste qua le lascio da parte perché nel frattempo mi preparo anche un'altra teglia steam, quindi perfetta per cotture al vapore, e qua mi preparo i pomodori perché voglio togliergli la buccia, pomodori che verranno usati dopo per completare il piatto. Faremo una specie di relish o chutney, quindi una salsa agrodolce con pomodori e cipolle rosse. Quindi incido i pomodori, li metto nella mia teglia steam qua, come potete vedere, e li cuocerò allo stesso tempo delle uova. Qui basta un paio di minuti, giusto per poi poter togliergli la pelle. Uova di quaglia, questo è molto importante. Allora, partiamo da uova di quaglia che sono nel frigorifero, quindi temperatura di più 4 gradi, e hanno un tempo di cottura molto preciso. Adesso andiamo a vedere il programma. Il forno, per questioni di video, era già caldo, quindi andiamo a vedere il programma e troverete sicuramente, magari lo troverete anche un po' simpatico, però sono 2 minuti e 15, molto preciso, quindi un programma molto preciso, 100% di umidità, 100 gradi, ventola 4, e ripeto, 2 minuti e 15 secondi. Anche qua io mi preparo già la teglia, perché le uova di quaglia, appena le cuociamo un secondo in più o in meno, già va a cambiare la... E metto anche i pomodori. Perfetto, chiudo, il forno parte, abbiamo 2 minuti e 15 secondi di cottura. Uova di quaglia che io terrò col tuorlo molto... diciamo alla goccia, quindi saranno alla coque, perché poi le andremo a ricoprire con della carne macinata di manzo e maiale mista insieme, un po' di spezie, un po' di senape, del prezzemolo fresco. Quando andremo a coprirle e le andremo a friggere, ci troveremo la parte esterna, quindi la carne ben cotta, mentre la parte interna con il tuorlo ancora runny, come dicono in Inghilterra. Quindi preparo, mi metto un paio di guanti e andiamo a preparare, o iniziare a preparare, quello che sarà il macinato, quindi il misto di manzo e maiale. Mi preparo una bowl e preparo anche, qua ho dell'acqua con del ghiaccio, perché dovremo inserire le uova di quaglia non appena escono dal forno, quindi immediatamente
in acqua e ghiaccio. Allora, qui ho mezzo chilo di macinato di maiale. Ok, questa è una ricetta che si può fare anche con del salmone, con della salsiccia di maiale, come sarebbe la ricetta, diciamo, originale. Noi abbiamo optato oggi per un misto di manzo e maiale, che per dare un'altra variante, diciamo, alla classica uova alla scozzese. Ci metto mezzo cucchiaino di paprika, un pizzico anche di peperoncino, giusto per dargli un tocco di piccante. Questa è immancabile, la salsa Worcestershire, o perdonatemi la pronuncia, però è quasi impronunciabile. Quindi un po' di gocce della salsa Worcestershire, un po' di pepe macinato, un po' di sale, un paio di pizzichi di sale. Ok, e qua possiamo optare, abbiamo due tipi di senape, una in grani, una è la classica Dijon. Però prima di tutto andiamo a togliere le uova di quaglia dal forno. Ok, queste vanno immediatamente in acqua fredda, in acqua e ghiaccio, e le lasciamo da parte. Prendo anche i pomodori, anche questi qua li lasciamo da parte, e andiamo a terminare il nostro macinato. Quindi, stavo dicendo, senape possiamo decidere o in grani o la classica Dijon. Ok, io oggi opto per un po' di senape in grani, quindi un cucchiaio di senape in grani. Perfetto, abbiamo sale, pepe e già condita, un filo d'olio. Qui abbiamo del prezzemolo che io sto tenendo con dell'acqua coperto, così non perde la freschezza. Ok, vado a togliere tutti i rametti, diciamo, più grossi, e trito anche del prezzemolo fresco. Qua potete scegliere voi se usare del timo fresco, origano, insomma a vostro piacere. Noi stiamo sul classico. E andiamo a tritare del prezzemolo. Perfetto. Ok, quindi questo è il nostro misto di macinato. Adesso con dei guanti, con le mani, lo andiamo ad impastare. Ok, qua anche le spezie sono a vostro piacimento, potete diciamo variare da dei gusti più medio orientali, quindi del cumino, della curcuma, ok, o rimanere, diciamo, sul classico. Adesso io ho messo un po' di paprika, giusto per quel tocco di piccante, del peperoncino. Perfetto, così è bello amalgamato. Adesso lo metto in frigo a riposare, e proseguo con la preparazione di quello che è quello che sarà il relish. Quindi prendo una teglia Black 40, ma prima vi faccio vedere un piccolo, diciamo, un piccolo trucco. Ok, quando abbiamo le uova, che siano di quaglia o che siano di gallina, di andare a, adesso che sono freddi, di andare a rompere il guscio, in modo che rimettendolo in acqua
l'acqua va dentro, ok, tra l'uovo e il guscio, ed è molto più semplice poi, o sarà molto più semplice, pelarle. Ok, basta romperle con un coltellino o con un cucchiaio. E poi una volta messa in acqua, come ho detto, sarà molto più facile pelarle. Questo è un lavoro, anche questo, molto, diciamo, di fino, perché sono molto delicate le uova di quaglia. Specialmente se cotte in questa, con questa temperatura, con questo tempo soprattutto, perché vi ricordo che il tuorlo è ancora morbido, e non sono uova sode, quindi non sono cotte del tutto. Ok, ora prendo i pomodori, così proseguo col mio relish. Pomodori che andiamo a pelare, quindi ovviamente è semplicissimo perché sono stati nel forno un paio di minuti. Vedete come va via la pelle molto facilmente. E anche questo è una preparazione, diciamo, tipica inglese, sono delle relish o chutney, sono salse, diciamo, agrodolci a base salata, normalmente, quindi a base di verdure. Le cipolle sono sempre presenti, si può fare un chutney di, anche di mango, per esempio, però la cipolla è sempre presente, aceto e zucchero, quindi quella nota agrodolce alla salsa, e si accompagnano bene con carne o fritti. Comunque anche queste molto utilizzate nei paesi anglosassoni. Ok, prendo anche le cipolle, così elimino il piatto. Ok, vado a mettere un altro paio di guanti, che adesso farò le cipolle e taglierò i pomodori. Intanto le uova rimangono là in acqua, le lascio lì. Beh, tranquille, sono tranquille perché sono già cotte, le lascio lì, così più le lascio e più facile sarà pelarle. Ok, ora vado a preparare terminare di preparare il mio relish. Qua li togliamo la parte centrale al pomodoro. Ok, lo andiamo a tagliare a cubetti, diciamo, di piccolini, in mezzo centimetro. Ok, non devono essere precisi, quindi qua non preoccupatevi della precisione. Ok, andiamo a utilizzare anche i semi interni, quindi andiamo a utilizzare tutto il pomodoro. Qua non dovete essere precisi, ripeto, perché comunque è una salsa che verrà cotta alla stessa temperatura dell'uovo quando lo andremo a friggere, quindi temperatura alta, 210 gradi. Comunque vi farò vedere il programma, quindi 210 gradi, in modo che lo zucchero caramellizza, l'aceto aiuta a non bruciare, ovviamente, perché ci sarà una parte liquida, che è l'aceto, e quindi ci troveremo questa salsa, diciamo, grossolana per accompagnare le nostre uova scozzesi o scotch eggs. Togliamo sempre la parte
interna. Poi questa salsa adesso la stiamo preparando, diciamo, in maniera un po' veloce, ma normalmente si può cuocere anche per ore. Ok, quando le quantità sono grandi si può cuocere veramente per molto tempo, come una marmellata. Però in questo caso era per, diciamo, offrire qualcosa di diverso, far vedere qualcosa di diverso sicuramente, che non sia la solita maionese, ok, o le solite salse già pronte. Perfetto, i pomodori sono fatti. Adesso una pulita al tagliere. E continuo con le cipolle. Beh, questa qua è abbastanza grande, io penso che la quantità sia sufficiente per i pomodori, quindi userò solo questa qua grande. Ok, cipolla rossa per questo tipo di preparazione io la preferisco perché è più dolce rispetto a quella bianca. E visto che la cuociamo per poco tempo, quindi sarà una cottura di 8 minuti, 9 minuti, non verrà cotta del tutto e quindi la cipolla rossa secondo me è molto più buona anche da mangiare, diciamo, non cotta del tutto. Questa qua la andiamo a tritare, anche questa qua finemente, ok? Un po' più fina dei pomodori. Stessa cosa con l'altra metà. Perfetto. E andiamo a completare la nostra teglia di relish. Che tolgo anche il tagliere perché sa di cipolla, quindi diamo una passata. E adesso terminiamo qui. Allora aggiungiamo un po' di zucchero di canna, poi andremo a mescolare. Quindi un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna. Qui abbiamo dell'aceto di mele, ok? Un paio di cucchiai, tre cucchiai di aceto di mele. Sale. Una spolverata di pepe. E gli diamo una mescolata. Perfetto. Ok, quindi la teglia di pomodori è pronta per andare in forno. Adesso non mi manca che pelare le uova. Di quali? Adesso andiamo a vedere. Vedete con l'acqua che è entrata, sicuramente è più semplice pelarle e sono sicuro che qualcuna si romperà anche, però è parte del... Ecco qua, anche qua è andato via un po' di albume, non succede niente, tanto vengono comunque coperte
col macinato. Ok, 4 sono sufficienti, queste qua le finirò dopo e lascio anche queste in frigorifero con la carne. Metto anche questo in frigorifero. Ok, adesso lascio altri 10 minuti per la carne che riposi, che diventa ben fredda. Quindi per me un paio di minuti, 5 minuti, per voi un secondo, ci vediamo per terminare di chiudere le uova. Perfetto, bentornati. Io non perdo tempo, prendo le uova, ho della farina di riso, questo qua è molto importante passarle nella farina prima che vadano poi coperte con il macinato. Guanti. Ok, ho optato per una farina di riso un po' più leggera. E ho qua le mie uova. Adesso ne facciamo 4. Ok, le passiamo nella farina di riso. Perfetto. E adesso comincio con il macinato. Ne prendiamo un po', lo appiattiamo così, lo apriamo. E poi lo andiamo a chiudere così con il nostro uovo di quaglia all'interno. Ok, più o meno siamo sui 100 grammi di macinato. Ok, lo apriamo, mi raccomando. Aprirlo bene così, ci infiliamo anche qua l'uovo e lo andiamo a chiudere. Poi potete togliere la carne, diciamo, in eccesso se vedete che ce n'è un po' troppa. E l'importante è chiudere bene dove ci sono buchi o che non si veda comunque l'uovo, il bianco dell'uovo. Perfetto, adesso la panatura. Che andrà direttamente in una teglia pan fry, quindi perfetta per friggere. E la passo già, la preparo, diciamo, con un po' di olio d'oliva spray. Ok, per la panatura ho scelto farina di polenta gialla, farina di mais, quindi la classica panatura, farina, uovo e farina di polenta. Ok, le passo nell'uovo.
e nella farina di polenta. Qua potete usare pan grattato o farina. Farina di polenta, secondo me, l'effetto è più croccante se si parla di cottura nel forno, quindi ho trovato questo, diciamo, questa panatura essere un po' più croccante. Perfetto. Ok, le nostre uova panate sono pronte, un po' di olio spray che prende bene tutti i lati della teglia, dell'uovo, ok? E mi preparo anche quello che sarà la salsa d'accompagnamento, quindi il relish. Ok, adesso andiamo a impostare il programma nel forno, che è sempre caldo per questioni di video. Vado nei miei programmi, Scotch Eggs. Ok, andiamo a vedere il programma. 8 minuti, 210 gradi, 100% di estrazione, quindi tutta l'umidità viene estratta. Ventola 4, premo start, il forno è pronto e quindi vado a infornare sia le uova e sia il relish. Ok, chiudo e il forno parte nella sua cottura. Vado a togliere anche questo. Quindi per me sono 8 minuti, per voi come al solito un secondo, e ci vediamo tra poco per la sfornata e per il piatto finale. Quindi restate, aspettate. Signori, bentornati. Mancano pochi secondi alla fine della cottura delle nostre uova e del nostro relish. Mi preparo un po' di garnish o decorazioni, scusate. Quindi ho della glassa di aceto balsamico, un'insalata fresca, una coppetta dove andrò a tirare fuori un po' di questo relish, che non lo andiamo a usare tutto ovviamente perché è tanto. Ok, quello lì lo lascio lì a lato. E le nostre uova, anche queste le lascio qua per il momento. Quindi qua prendo del relish, già sento il profumo dello zucchero di canna e dell'aceto, quindi quella nota agrodolce. Tutto lo finisco con un giro di olio d'oliva. Mi metto un paio di guanti, prenderò adesso un uovo, lo vado a tagliare a metà per impiattarlo. Così vediamo anche l'uovo in sé, insomma, la parte centrale. Meglio un coltello
a sega. Ok, quindi questo è l'uovo, il tuorlo ancora morbido. Questo lo posso spostare dalla scena. Sposto anche questo, adesso lo metto sul piatto poi. Ok, un tocco di questo relish che va sotto alle nostre uova. Un po' di glassa di balsamico attorno al piatto. Poi un po' di insalata fresca. Ok, qua vedete il tuorlo bello morbido. Vediamo se c'è un paio di foglioline di insalata, anche questo qua. Così fresca. Ok. Quindi un piatto molto semplice, adesso un filo d'olio. E lo vado a terminare con una spolverata di paprika. Ok, quindi queste qua sono una ricetta, diciamo, diversa, vi è stata fatta vedere. Vapore, cottura a alta temperatura, fritta. Ok, questo è l'uovo alla scozzese. Ok, spero vi sia piaciuto. Buon appetito!